Pablo, buongiorno. Vi devo parlare con voi, Don Paolo. Deve essere molto importante, perché ansimi come un cavallo. Importantissimo, Don Paolo. Mi sono innamorato. Bueno, non è molto grave. C'è rimedio. No, no, che rimedio, Don Paolo, ma... Non voglio rimedio, voglio stare malato. Mi sono innamorato proprio, innamorato. Sì, ma di chi ti sei innamorato? Si chiama Beatrice. Ah, Dante. Don Paolo? Dante Alighieri si innamorò di una certa Beatrice. Le Beatrici suscitano amori sconfinati, Mario. Che fai adesso? No, un attimo, scrivo quello che avevo detto, il nome Dante. A Dante lo conosco, Alighieri. Come con l'H si scrive? Aspetta, te lo scrivo. Grazie. Ecco. Alighieri. Sono proprio innamorato. Questo me l'hai già detto, però... Però io cosa ci posso fare? Non so, Don Paolo, sì, mi può aiutare. Ma io sono vecchio. Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? Mm. La guardavo e non mi usciva neanche una parola. Ma come, non le hai parlato? Quasi niente. Cioè, la guardavo e mi innamoravo. Così, tutto d'un colpo. Cioè, no, l'ho guardato prima 10 minuti. E lei? Ah, e lei mi ha detto... Guardi, non hai mai visto una? Come ti chiami? Beatrice Russo. Beatrice Russo. E tu? Non è venuto niente da dirti. Niente. Niente di niente. Non le hai detto una parola. No, niente, no. Ho detto 5 parole. I quali? E ho detto come ti chiami. E lei? È Beatrice Russo. Beh, come ti chiami fanno 3 parole. E le altre 2? È Beatrice Russo, ho ripetuto io. Don Paolo, se... Cioè, non voglio disturbarlo, so, ma... Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? No,